Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Rodrigo e oggi siamo qui in un video dedicato a come verificare la reale usura e i cicli di carica di una batteria. Un video molto veloce. Se volete vedere tutte le funzionalità dell'applicazione che vi mostrerò, ovviamente che funziona su Windows, ovviamente andate a vedervi il video a parte, che vi faccio un video di 30 minuti, ma vi spiega tutte le funzionalità. Comunque oggi questo video è molto veloce, dedicato appunto a tutti gli utenti che hanno bisogno diciamo, di sapere la vita della batteria. Prima di tutto bisogna aprire Google, ovviamente, o quello che si ha per scaricare, appunto per andare su internet e cercare il sito 3U Tools. Il sito è www.3u.com e si basta aprirlo. Ovviamente vi si presenterà così. Ovviamente puoi andare verso il giù, appunto, verso il basso e cliccare su un download. Vedete qua già vi dà un'anteprima che è uno strumento per tutti i dispositivi iOS. Io l'ho già scaricato, ce l'ho sul desktop perché lo uso già da molti anni. Nell'apertura vi chiederà appunto, ovviamente se fate l'installazione così, ma nell'apertura vi chiede appunto di utilizzare come amministratore. E qui ovviamente vi consiglio sempre di munirvi di cavo certificato del vostro iPhone, vedete? Cavo originale o certificato, io utilizzo un cavo di Amazon Basic che è molto economico. Qui appunto me lo legge il dispositivo deve essere ovviamente, se non è autorizzato va autorizzato e successivamente appunto inserire la password e tutto. Qui dovete verificare subito se il vostro iPhone è riconosciuto in modo corretto, in questo caso mi dice not charging, anche se in realtà sta caricando, adesso io lo rifaccio. Vedete qua appunto me lo riconosce, non capisco perché mi dice not charging, però vabbè, dovrebbe caricare, ecco diciamo. Già qua, vedete, io vi faccio uno zoom, mi dice cicli di carica, charge times e battery life. Queste due informazioni sono quelle che ci interessano a noi. Noi basta che clicchiamo su details per vedere una schermata maggiore. Vedete qua si dice battery details, si dice appunto la capacità, si dice cicli di carica che sono 42, in questo nel mio caso, ovviamente. Si dice la capacità attuale della batteria 1849, la capacità per cui è stata disegnata la batteria 1810, in questo caso la capacità della batteria è al 100% ed è maggiore di quanto è stata disegnata, la battery life 100%, e questo vi ricordo che è il valore reale di per sé, rispetto per esempio a quello che c'è nelle impostazioni, perché quello dell'impostazione spesso è molto farlocco, ecco diciamo. Vi dice il seriale della batteria che è installata. Adesso non ho avuto modo di controllarla perché il dispositivo di per sé è nuovo e quindi non invalido la garanzia a prenderlo, ecco. Comunque dovrebbe corrispondere al seriale della batteria. Si dice il voltaggio della batteria, diciamo appunto quanto ci vuole per farlo partire, la temperatura che è di 30 gradi e soprattutto ci dice appunto l'amperaggio, ecco, diciamo in questo caso. Si dice appunto chi è stato anche il produttore e la data di produzione. Comunque a noi ci interessa più che altro queste informazioni qua. Ovviamente questo qua è perché è una batteria nuova, è una batteria originale Apple, 42 cicli, il telefono, come potete vedere, vabbè io ce l'ho da 3 giorni il telefono, però è completamente nuovo, è un ricondizionato Apple, quindi assolutamente, ecco, non c'è, non è da spaventarsi il fatto che 42 cicli. Parlando di questo qua è il tutorial per quanto riguarda Windows. Per Mac è molto facile, c'è il programma Coconut Battery, ancora più semplice, è dedicato proprio alla batteria, basta poi andare su iOS Devices e lì appunto lo trovate tutte le informazioni. Una batteria va sostituita in genere, ovviamente dipende l'usura sempre, però in genere quando si arriva sui 350-400 cicli di carica, diciamo già magari inizia a perdere un po' di usura. Ovviamente io ho visto batterie anche con 1000 cicli di carica ed essere appunto nel miglior stato, ecco di per sé assolutamente non ho mai avuto problemi da quel punto di vista. Mentre di per sé se avete un iPhone che ha già 2-3 anni di vita e vedete che la batteria non dura già più tanto, a quel punto io vi consiglio di ovviamente cambiare la batteria. Detto questo, il video dura molto poco. Se avete qualsiasi problema o dubbio, sono nei commenti per voi. Alla prossima, ciao!